Faticosissimo, però come vedrete i 12 libri sono veramente belli. Il mio pensiero in questo momento va soprattutto ai libri che purtroppo abbiamo dovuto escludere, che invece erano comunque anche dei libri che meritavano grande attenzione, però in una competizione purtroppo bisogna fare delle graduatorie. I 12 libri che andranno in finale sono meravigliosi, ma io non vi posso dire nient'altro, ma creare soltanto un po' di aspettativa, di aumentare, diciamo, l'attesa. E quindi un saluto, un ringraziamento e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie, grazie a Pietro Abate per il suo saluto iniziale. Benvenuti, benvenute, voi che siete qui e anche a tutti coloro che ci stanno seguendo in streaming sul sito del Premio Strega, che tra l'altro proprio oggi vedrete interamente rinnovato nella sua grafica. Come sapete, oggi scusate, diamo il via alla 78ª edizione del Premio Strega, un'edizione particolare, diciamo meglio, l'edizione del Premio Strega 2024. Perché quest'anno il Premio Strega ha allineato tutte le categorie di concorso ai blocchi di partenza e quindi, come intuite, oggi conosceremo tutti i libri in gara per le categorie di questa edizione del Premio. Premio Strega di narrativa italiana, scusate, di narrativa europea, Premio Strega di poesia. Resta il Premio Strega Ragazze e Ragazzi, di cui conosceremo il vincitore di una delle categorie di concorso, narrazione per immagini. Il prossimo 10 aprile alla Bologna Children's Book Fair che si apre lunedì, il mese successivo, il 10 maggio, conosceremo invece il vincitore della categoria migliore esordio al Salone Internazionale del Libro di Torino, nonché i vincitori delle categorie di concorso 6 più, 8 più, 11 più saranno noti a Roma a dicembre a Più Libri Più Liberi. Il premio Strega, come sapete, ma noi lo ripetiamo giustamente, è promosso da Fondazione Bellonce e Strega Alberti con il sostegno di Roma Capitale e Camera di Commercio di Roma in collaborazione con BPER Banca. E dunque invito subito a salire sul palco i loro rappresentanti, Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonce, Giuseppe Davino, presidente dell'azienda Strega Alberti Benevento e Serena Morgagni, responsabile della direzione Communication di BPER Banca. Prego, accomodatevi. A voi i microfoni. La prima domanda è per Giovanni Solimine ed è una domanda quasi tecnica questa volta sul regolamento, perché quest'anno il Premio Strega, la Fondazione, si è dovuta interrogare dopo molti anni su alcuni punti del regolamento considerati, diciamo, consolidati. Com'è andata? Beh, è andata che Premio Strega, che appunto ha 78 anni di vita, ha attraversato tanti cambiamenti nella vita culturale, editoriale del paese e quest'anno per la prima volta ha incontrato due questioni che non si erano presentate in passato, in parte figlie del tempo. Abbiamo avuto un caso di un libro autopresentato perché l'autore era anche amico della Domenica e quindi ha ritenuto di poter proporre il suo libro e un altro caso invece di un libro di self-publishing autopubblicato. In entrambi abbiamo quindi dovuto valutare queste questioni che non erano previste dal regolamento e l'abbiamo fatto cercando di andare a quelli che sono i principi del premio. In entrambi i casi abbiamo deciso di non ammetterli. Perché? Perché il principio su cui si fonda non solo il nostro, ma diciamo tutti i premi letterari, è il principio di una selezione progressiva. E quindi, per esempio, il regolamento dice molto chiaramente che l'amico della domenica che propone il libro deve accompagnarlo con un giudizio critico. Sì. E quindi questo ovviamente suppone che il presentatore sia persona diversa da chi ha scritto il libro. E poi c'è il lavoro del comitato direttivo al quale faceva riferimento Abate prima, che tra i libri segnalati ne seleziona 12, e poi ci sono i votanti che fanno il loro lavoro per la dozzina, per la cinquina e per il vincitore. A questo punto è evidente che uno dei criteri di selezione è anche quello, diciamo, esercitato dall'editore quando decide di pubblicare o meno un libro. E per questo motivo abbiamo ritenuto quindi che sia
il libro autopresentato, se il libro autopubblicato non potessero essere ammessi alla gara. Poi il libro autopresentato è stato segnalato da Nicola Domenica e quindi è entrato dalla porta principale nel premio. Però sicuramente su queste e su altre questioni, come già era accaduto in passato, anche quest'anno dovremmo forse fare poi qualche ritocco al regolamento per adeguarlo ai cambiamenti. Eh sì, perché il premio Strega, mi fa piacere sottolinearlo, è proprio il momento in cui si riesce un po' a capire lo spirito del tempo del mondo editoriale e letterario italiano. Sì. Il discorso sull'autopubblicazione è effettivamente un discorso molto forte. Noi registriamo le novità e dobbiamo decidere come gestirle, come affrontarle. Grazie Giovanni Solimine. Allora, Giuseppe Davino, ogni volta che ci incontriamo parlando del premio Strega emerge una parola che è una parola importante per il premio ed è amicizia, perché il premio Strega è nato così, è nato insieme a Maria Goffredo Bellonci e Guido Alberti, quindi è nato da un gruppo di amici. Ecco, è un po' il collante di questa iniziativa, un collante che dura non a caso da 78 anni. So che ha qualcosa da dirci sulla parola amicizia e sulla storia di questa amicizia. Sì, sì, grazie Loredana. In effetti il premio si chiama, il nome esteso del premio si chiama Premio Strega degli Amici della Domenica, quindi anche nel nome porta questo concetto di amicizia. E il legame che lega le persone che ruotano intorno a questo premio è principalmente un legame di amicizia. Penso sicuramente Loredana è un'amica del premio perché ci segue da tanto tempo in maniera così attenta. E però oggi mi piaceva ricordare un amico che è scomparso l'anno scorso, che era sia un'importante persona nell'ambito dell'editoria, sia un amico della Domenica, sia un componente del direttivo al quale ha dato un contributo importante dopo molti anni, e che era Ernesto Ferrero. E non è senza emozione che lo faccio, perché oltre ad essere stato un amico in tutti questi ambiti, è stata una persona che ci è stata particolarmente vicina in momenti difficili. Non so se tutti sanno che la famiglia di Ernesto aveva un'azienda che produceva liquori a Torino, e lui ha scritto anche un interessante saggio che si chiama Gran Torino su questo fatto. Ma lui ci è stato molto vicino in un momento difficile che è stato quello del Covid, quando l'azienda è stata chiusa per questo fatto, e la sua vicinanza si è espressa in una maniera molto profonda, e io personalmente l'ho molto apprezzato, e quindi mi fa molto piacere ricordarlo in questa occasione. Grazie per il ricordo, che è un ricordo come ha potuto sentire sentitissimo. Serena Morgagni, è un piacere conoscerci. Serena Morgagni, Viperbanca, è appunto un'altra delle presenze stabili del premio Strega e ha come slogan la banca che sa leggere. Quest'anno c'è una novità, perché Viperbanca esprimerà un voto collettivo che, da quanto capisco, per la prima volta è frutto di un'esperienza di lettura dei rappresentanti della banca stessa. Ci racconta come funziona? Assolutamente sì, grazie, buongiorno a tutti. Da 2011 BPS sostiene il premio Strega e, lasciatemi dire, per noi è un motivo di orgoglio. È all'interno ovviamente di un percorso in ambito culturale e di valorizzazione artistica dei nostri territori, è un modo per noi di esprimere in maniera concreta quello che viviamo come impegno sociale, quindi di restituzione, ripeto, di valore nei territori in cui operiamo, verso la nostra clientela, ma in generale verso la collettività. È un lungo percorso e ogni anno cerchiamo di inventarci qualcosa di nuovo per valorizzarlo, per tenerlo sempre più vicino, soprattutto anche alle nostre persone. Quest'anno, grazie alla disponibilità della Fondazione Bellonci e dello Strega Alberti, ovviamente, abbiamo deciso di coinvolgere ancora di più quella che è la nostra popolazione, i nostri colleghi, i nostri 21.000 colleghi.
Quindi abbiamo istituito un comitato dove abbiamo 12 rappresentanti, uno per ogni regione in cui siamo presenti, quindi anche diciamo con l'apertura geografica ovviamente più possibile estesa, alcuni colleghi delle direzioni generali. Abbiamo avuto tantissime adesioni, appena abbiamo lanciato l'iniziativa interna in pochissimi giorni abbiamo raccolto più di 1000 volontari, appunto, quindi disponibili a leggere i libri ovviamente che sono in finale e a esprimere un voto. Quindi avremo dei comitati in questi mesi in cui i colleghi si confronteranno e dovranno giungere a un voto collettivo, quindi ovviamente avremo un voto poi all'interno del premio. Un'iniziativa che ci rende così molto contenti, ci permette di vivere anche internamente la ricchezza di questo premio e siamo molto contenti. Continueremo, se permetto, anche ormai da 7 anni ad accompagnare il premio Strega anche con un'espressione artistica dedicata in particolare alle nuove generazioni, ai giovani, quindi a chi nel mondo dell'arte e della cultura sta, come dire, impostando anche la propria carriera professionale e il proprio impegno. Quindi diciamo anche quest'anno il concorso sulle 20 Accademie di Belle Arti Italiane Statali, la vincitrice o la vincitrice realizzeranno un'opera, una scultura che verrà poi donata ai vincitori del premio. Quindi anche questo nel solco della tradizione, ma sono progetti che ci emozionano tutti gli anni. È vero, grazie di cuore, grazie a voi. Serena Morgagni. Allora, intanto però vi invito a prendere posto in platea e credo che ci sono molte cose da dire ancora, ma ci sono anche cose da vedere. In un clima stregonesco, poi vi riveleremo tutto a proposito di coloro che hanno realizzato ovviamente l'immagine del premio e l'animazione, però prima qualche novità. Allora, fra le novità di questa edizione sono molte, c'è un aumento dei giurati del premio Strega, che passano da 660 a 700 e dunque entrano a far parte degli amici della domenica Roberto Andò, Alessandro Baricco, Anna Bonaiuto, Giulia Caminito, Giordano Bruno Guerri, Mauro Mazza, Antonella Polimeni, Loretta Santini e Roberto Vecchioni. Chiederei un applauso per i nuovi amici della domenica. E già che ci siamo, ricordiamo che la giuria del premio Strega è composta appunto dagli amici della domenica. Sono studiosi, traduttori, appassionati della nostra lingua e letteratura, selezionati dagli istituti italiani di cultura all'estero. Quest'anno sono presenti con 35 sedi. Inoltre, dai lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell'imprenditoria, dai voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura e da 20 circoli istituiti dalle biblioteche di Roma. Ovvero, si aggiungono 5 circoli di lettura delle biblioteche di Roma e 5 istituti di cultura all'estero, ciascuno dei quali, come sapete, nomina un numero di 7 votanti. Ma per parlare di questo, invito sul palco l'assessore alla cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor, proprio per parlarci dei circoli di lettura nuovi coinvolti e delle iniziative svolte in collaborazione con Roma Capitale. Lo invito a intervenire da podio. Buongiorno a tutti e a tutte. Siamo nuovamente qui in questa splendida cornice. Per quanto mi riguarda è il terzo anno, per accompagnare e celebrare quello che è sicuramente il più importante premio letterario italiano. Ringrazio la Fondazione di Maria e Goffredo Bellonci che lo promuovono, la Camera di Commercio che ci ospita per il suo sostegno, la BFR e voglio dire in questo breve intervento qual è il contributo
attivo che come Comune di Roma e come Assessorato alla Cultura diamo, a partire dal fatto che questo premio è un premio il più importante per due ragioni. Una pratica che sicuramente interessa a coloro i quali ci partecipano come scrittori. È un premio che chi lo vince riesce poi a trasformare in un esito apprezzabile, molto apprezzabile anche sul piano delle vendite e della diffusione del libro. E anche chi ci partecipa, chi entra nella finale dei 12 titoli scelti, quelli che oggi annunceremo, che poi diventeranno 5. Ma ci interessa anche il fatto che attraverso queste selezioni, che come avete visto sono selezioni estremamente partecipate, qualificate e aperte, ogni volta si riesce a dare, lo vedrete quando verranno annunciati i 12 finalisti, un'idea dello stato culturale attraverso la letteratura che il nostro paese sta attraversando. È incredibile verificare come si possano realizzare delle convergenze o anche dei contrasti, come se fossero 12 affluenti di 12 fiumi diversi che poi diventeranno 5 e poi ci sarà un vincitore o una vincitrice, affluenti diversi che però costituiscono poi e affluiscono in un medesimo mare, che è il mare italiano, il mare dello stato letterario e culturale del nostro paese. E con le biblioteche, con il sistema comunale delle biblioteche, approfittando anche, devo dire, di una virtuosa sovrapposizione, vale a dire che il presidente delle biblioteche, il professor Giovanni Solimine, e con l'impegno della direttrice Senofonte, sono da sempre generosamente a disposizione di questo premio. Quest'anno, attraverso, vedete, questo ampio e ben distribuito geograficamente sul terreno della città di Roma, di circoli di lettura che coinvolgono le principali biblioteche della città. Io auguro a tutti una buona manifestazione, è una manifestazione che ha una sana competizione. E auguri a tutti gli 82 libri che sono stati selezionati e che si cimentano in questa competizione. Grazie. Grazie Michael Gotor. Poi avremo modo di ricapitolare degli incontri con gli autori del premio che si terranno a Casa delle Letterature, moderati dalla scrittrice Valentina Farinaccio, quest'anno in collaborazione con la Scuola del Libro. Ma abbiamo parlato di istituti italiani di cultura, quindi invito sul podio il ministro plenipotenziario Alessandro De Pedis, direttore generale per la diplomazia pubblica e culturale del MAECI, proprio per raccontare questa collaborazione con gli istituti italiani di cultura. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio molto per questo invito a portare la voce del Ministero degli Affari Esteri a questa presentazione del premio Striga. Ho accettato molto volentieri per almeno tre buoni motivi. Perché la promozione del libro italiano all'estero è un'attività che il Ministero degli Esteri porta avanti con determinazione da parecchi anni, ormai con dei risultati apprezzabili. Perché la collaborazione con il premio Strega è una realtà consolidata che nel corso degli anni si è costantemente rafforzata, e poi perché la rete estera del Ministero, la rete degli istituti italiani di cultura in questo caso, ha un ruolo tutt'altro che trascurabile nell'assegnazione del premio, come avete visto dallo schema che c'era prima, avendo 245 voti sui 700. Questa è una collaborazione nata una quindicina di anni fa, in modo un po' estemporaneo, una collaborazione episodica tra il premio e alcuni dei nostri istituti italiani di cultura, che però è costantemente cresciuta, e quindi noi abbiamo deciso qualche anno fa di mettere un po' di ordine in casa nostra, di strutturare questa collaborazione, di centralizzare nel Ministero la selezione degli istituti italiani di cultura destinati a far parte delle giurie e di introdurre anche un principio di rotazione. E proprio quest'anno, come diceva Loredana, d'intesa con la Fondazione Bellonci, abbiamo concordato di portare a 35 il numero degli istituti italiani di cultura, quindi di aumentare ulteriormente, rafforzare la collaborazione.
Quindi sono usciti alcuni, ne sono entrati altri. Quelli che sono entrati quest'anno sono le sedi di Addis Abeba, di Atene, Beirut, Malta, Monaco, New York, Tirana, Tunisi e Tripoli. Il criterio che noi applichiamo è molto semplicemente quello dell'alternanza della ripartizione geografica. Ognuno di questi istituti, come è stato detto, nomina 7 giurati che partecipano a titolo gratuito e individuale. Uno di essi è di diritto il direttore o la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura. Quindi su 700 voti, 245 sono espressi all'estero attraverso la nostra rete, quindi oltre un terzo, e questi 245 voti riflettono lo sguardo internazionale sulla nostra letteratura. Perché chi sono questi giurati? Sono in prevalenza, come è stato detto, stranieri amanti dell'Italia, ma ci sono anche esponenti della comunità italiana all'estero, vengono dal mondo della letteratura prevalentemente, quindi sono docenti, critici letterari, librai, professori, agenti e via di seguito, ma anche da altri ambienti culturali diversi come lo spettacolo dal vivo o l'arte, quindi abbiamo curatori, critici letterari, attori teatrali. E sono anonimi, solamente i nostri direttori degli istituti sono conosciuti per nome, gli altri sono anonimi per mantenere la loro autonomia e indipendenza. Un'altra forma di collaborazione che abbiamo col premio naturalmente è quello di valorizzarlo all'estero. Ogni anno i candidati e finalisti vengono poi presentati in uno dei nostri istituti. La prossima presentazione sarà l'11 giugno presso il nostro istituto di Bruxelles, ma poi tutta la rete comunque provvede a pubblicizzare e a far conoscere questo premio, che, come si diceva l'assessore Cotore, è il più importante premio letterario italiano. Osservo che la crescente dimensione internazionale del premio Strega è anche coerente con un trend positivo che interessa il libro italiano nel mondo. Il rapporto, ultimo rapporto dell'Associazione Italiana Editori, indica che le vendite di diritti di traduzione di pubblicazione all'estero negli ultimi 20 anni sono quadruplicate, passando da circa 1.800 l'anno nel 2001 a quasi 8.000 nel 2022, e questo vuol dire che i mercati esteri sono sempre più importanti per la nostra editoria, che comunque con quasi 4 miliardi di fatturato è la principale industria culturale italiana. Quindi mercati importanti. Sono stato a Pechino 10 giorni fa, lì abbiamo lo 0,55% del mercato, che sembra poco, ma vuol dire 4.000 autori, 10.000 titoli presenti sul mercato cinese. Quindi questa proiezione vogliamo continuare a mandarla avanti. Un altro elemento, e mi avvio a concludere, che testimonia la buona salute del libro italiano nel mondo, buona salute che naturalmente è alimentata e rafforzata da manifestazioni prestigiose come il Premio Strega, è la frequenza con cui l'Italia viene invitata a partecipare come ospite d'onore alle più importanti fiere internazionali del libro. L'anno scorso eravamo ospiti d'onore al Salone del Libro di Parigi e la Bookfest di Bucarest, tra 2 settimane lo saremo alla Fiera Internazionale del Libro di Tunisi, a maggio alla Fiera di Varsavia e soprattutto a ottobre l'Italia tornerà ospite d'onore alla Buchmesse di Francoforte, che è, come sapete, il più importante evento mondiale per quanto riguarda lo scambio di diritti editoriali, ed è un appuntamento su cui stiamo lavorando da mesi con il Ministero della Cultura, con l'Associazione Italiana Editori, l'Agenzia ICE e il Centro per il Libro. Per dare anche maggiore visibilità a questi eventi che sono importanti e in cui l'Italia è protagonista perché è ospite d'onore, abbiamo anche messo in piedi stiamo mettendo in piedi una campagna di comunicazione proprio per valorizzare l'interesse crescente su scala globale per l'editoria italiana, che si chiama Il mondo tra le righe, ed è una frase presa dal titolo della settimana della lingua italiana nel mondo, che comincerà in ottobre, che si chiama L'italiano e il libro, il mondo tra le righe. Anzi, io coglierei l'occasione per invitare il premio Strega, quando partirà la campagna, a sostenerla rilanciandola attraverso i suoi canali. Abbiamo molte altre attività per la promozione del libro, ma mi fermo qui. Saremo anche per la prima volta al Salone del Libro di Torino quest'anno con un nostro stand e con alcuni programmi, ma concludo osservando che questi risultati positivi che ho cercato di delineare non sono frutto del caso, ma sono il prodotto intanto della qualità della letteratura italiana contemporanea, ma anche di una strategia di promozione di cui la Farnesina assicura la regia internazionale, portata avanti con tutti i nostri partner, tra i quali il Premio Strega naturalmente ha un posto particolarmente importante. Quindi questa collaborazione
continuerà, perché credo che insieme noi rendiamo un buon servizio al nostro Paese. Grazie. Grazie, grazie ad Alessandro De Pedis. Suppongo che siate un po' curiosi a questo punto, perché stiamo entrando nel vivo. Stiamo entrando nel vivo, parleremo dei libri candidati, quindi anche voi che siete da casa sappiate che siamo appunto al momento clou. E proprio per questo invito a prendere posto sul palco Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria Gonfredo Bellonci, Melania Mazzucco, presidente del comitato direttivo del Premio Strega, Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino, Andrea Cortellessa, membro del comitato scientifico del Premio Strega Poesia. Piccolo ripasso per quello che riguarda il Premio Strega Europeo, perché partiremo da lì. Il Premio Strega Europeo nasce nel 2014 in occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea. Vi ricordo che concorrono a ottenere il premio 5 scrittori recentemente tradotti e pubblicati in Italia che abbiano vinto nei paesi di provenienza un importante riconoscimento nazionale. Sono ovviamente 5 voci rappresentative di tradizioni letterarie, di aree linguistiche diverse, di 5 modi di esplorare le latitudini del romanzo contemporaneo. Ricordo anche che il Premio Strega Europeo è promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, da Strega Alberti Benevento, in collaborazione con Biperbanca, Salone Internazionale del Libro, Fondazione Circolo dei Lettori di Torino. E proprio per questo invito Annalena Benini, che dirige il Salone del Libro, a raccontarci da podio la selezione del Premio Strega Europeo. Grazie Loredana Lipperini, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie a Stefano Petrocchi che mi ha invitato qui a svelarvi i 5 candidati allo Strega Europeo 2024, che sono 5 romanzi di cui al Salone del Libro dal 9 al 13 maggio ospiteremo naturalmente le presentazioni, e che segnano ancora di più la collaborazione e l'amicizia tra il Salone Internazionale del Libro di Torino e il Premio Strega. Questi romanzi, se devo trovare un filo che li lega, un comune denominatore, sono segnati soprattutto dall'individuazione, dall'analisi, dalla trasfigurazione letteraria dei meccanismi della violenza e della sopraffazione. Sono romanzi molto forti, e parlo di sopraffazione, di violenza nei confronti di donne, bambini, di cittadini privati dei loro diritti. Ma sono romanzi in cui si sente anche nella tensione fra le pagine un'idea forte di ribellione e di desiderio di libertà. Non voglio farvi perdere altro tempo e quindi ve li leggo. I 5 candidati all'edizione 2024 del Premio Strega Europeo sono Di notte tutto è silenzio a Teheran, di Shida Baziar, Fandango Libri, tradotto da Lavinia Azzone. E poi ancora Il canto del profeta, di Paul Lynch, 66 and Second, tradotto da Riccardo Duranti, che ha vinto il Booker Prize nel 23. E poi ancora La mia Ingeborg, Fazzi, di Tore Remberg, tradotto da Margherita Podesta Eir, il miglior libro 2023 per i librai norvegesi. Triste tigre, di Najsino, Neri Pozza,
tradotto da Luciana Cisbani, che ha vinto il premio Femina nel 23. E L'educazione fisica di Rosario Villaios, Guanda, tradotto da Roberta Arrigoni, ha vinto il premio Biblioteca Breve nel 2023. Quindi auguri a tutti questi romanzi, grazie. Grazie, grazie ad Annalena Benini. Ribadiamo che gli autori verranno incontrati a maggio al Salone Internazionale del Libro, mentre la proclamazione dei vincitori, compreso il premio per la traduttrice o il traduttore, sarà al Circolo dei Lettori di Torino domenica 12 maggio. Condurrà l'incontro Eva Giovannini, che dovrebbe essere qua, non la vedo, ma comunque la salutiamo. Grazie. Premio Strega Poesia è al suo secondo anno di vita. Abbiamo una novità che adesso ci verrà illustrata, perché a partire da quest'anno esiste una prima selezione di titoli che è operata dal Comitato Scientifico, che sono 12 e scopriremo a breve. Io vi ricordo che il Comitato Scientifico del Premio Strega Poesia è composto da Maria Grazia Calandrone, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaberni, Vivian Lamarck, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Gianmario Villalta e naturalmente Andrea Cortellessa, che invito a prendere posto al podio. Grazie per l'invito, grazie per questa occasione di parlare un po' di poesia, ce n'è sempre bisogno, anche se in realtà non vi parlerò di poesia, bensì di poeti, o forse meglio ancora di poesie, cioè di libri di poesia, perché l'idea che si possa parlare della poesia in generale è un'idea forse peregrina che coltiviamo in molti, ma ci porta spesso fuori strada. Voglio ricordare Giovanni Raboni, che è stato uno dei nostri maggiori autori di poesia appunto nel secondo Novecento, scomparso 20 anni fa, il 16 settembre del 2004, il quale sosteneva appunto che non si può parlare di poesia in generale, ma delle poesie, delle singole poesie, perché quelle sono qualcosa di concreto, di materiale, di tangibile. Ancora più difficile naturalmente è parlare in generale, ma anche in particolare, di tutti i libri che sono stati sottoposti all'attenzione di questo comitato, perché il loro numero è ancora maggiore di quelli dei libri proposti invece per il premio Strega Narrativa. Sono stati in totale, se non ho fatto male i conti, 144, di cui 132 selezionati, uno ciascuno, dagli editori di poesia, che sono una razza molto particolare, ne potete immaginare, insomma, quasi degli stuntman, diciamo, del sistema del mercato italiano. Editori di poesia che appunto hanno puntato su autori di loro fiducia, ma il comitato, appunto composto da 12 membri, sono stati appena ricordati, ne ha aggiunti altri 10, quindi arriviamo a un totale appunto di 144. Non si può parlare di 144, non si può parlare neanche di 12 libri di poesia. In realtà l'unico modo sarebbe provare a fare una statistica, però io personalmente sono convinto che la statistica e la letteratura si pongano proprio agli antipodi dello scibile umano. Proprio sono due categorie che non possono entrare in commercio reciproco. La letteratura, forse come la patafisica, secondo Alfred Jarry, è la scienza delle eccezioni, no? Ogni vera opera di letteratura smentisce tutte le idee che di letteratura ci siamo fatti fino a quel momento. E la poesia all'interno del sistema letterario lo è in particolar modo. Troppo facile citare i versi celeberrimi di Sandro Penna. Felice chi è diverso, essendo egli diverso. Ma quai a chi è diverso, essendo egli comune. Ecco, allora ho pensato appunto che sarebbe stato necessario, per parlare di questi 12 libri, uno strumento simile a quello che ormai un secolo fa un contemporaneo di Franz Kafka, Franz Bly, scrisse con il bestiario degli scrittori, no? Ogni scrittore di quella generazione veniva avvicinato a un animale e ovviamente, come in tutti i bestiari, gli animali sono oggetto appunto di proiezioni allegoriche, simboliche, eccetera. E non sapevo come fare, perché non sono creativo come Bly, mi è venuto in soccorso un libricino che ha questo formato, che chi ama la poesia ricorderà, è il formato delle edizioni di Vanni Scheiwiller,
anche lui ci ha lasciato ormai tanto tempo fa, che ha scritto un poeta che naturalmente, date queste premesse, non ha voluto partecipare al premio. Questo poeta è Marco Giovenale, che ha costruito questo curiosissimo libricino che si intitola Vero metodo per la cernita dei poeti. In realtà è un taccuino, come vedete, in cui sono elencate circa 100 categorie, 100 sottospecie di poeti, e ciascuno che legga un libro di poesia può annotarsi, nel bene o nel male, il nome o il titolo. Vi leggo solo alcune delle categorie, sarebbero tutte da leggere. Ossidati dai cliché, brutalisti del kitsch, retori del buonismo o del cattivismo, cannibali anziani, riavanguardiani a serramanico, sadiani setosi, nati nel 57, 1857, aniconici, aruspici, metallari, mitomodernisti, liricantropi, neofuturisti con la fissa delle maiuscole in giro per il foglio, zanzottiani senza Lacan, lacaniani senza Zanzotto, muti, giallisti, che però guarda cosa avevano nel cassetto, autocandidati al Nobel, ladri di cattedre, intortatori di direttrici di collane, inguainate nei tubini al reading, e poi quella che preferisco in assoluto, i chissà quanti. Ecco, i poeti sono tanti, almeno coloro che si considerano tali, uno dei problemi della poesia è sempre stato questo, però io credo che in fondo nella poesia valga un concetto che ha espresso un grande filosofo, un nostro grande conterraneo, che è anche un grande appassionato di poesia, che è Giorgio Agamben, in un suo saggio sulla parola speciale. Lui ricordava l'etimologia di cosa vuol dire speciale. In fondo, se noi consideriamo qualcuno un essere speciale, perché ci innamoriamo di quel qualcuno, no? in senso lato, a volte anche in senso stretto, ci innamoriamo per esempio di un poeta e consideriamo che quel poeta è speciale, e consideriamo che è fuori dal comune, ma in realtà quelle qualità che lo rendono fuori dal comune sono le stesse che lo accomunano a tutta la specie, perché questo è la vera etimologia dell'essere speciali, e la poesia è un po' così. Forse dovresti dare la dozzina. Mi corre l'obbligo della declamazione dei candidati, che sono i seguenti: Alida Iraghi, Quanto di storia, Marco Saia editore; Alessandro Onil, Terra dei ritorni, Pordenone legge, Samuele editore; Gianmaria Novi, Di scomparse, Aragno editore; Daniela Attanasio, Vivi al mondo, Vallecchi; Alessandro Baldacci, Il dio di Norimberga, Pequod; Antonio Bux, Bappe senza una terra, RP Libri; Roberto Cescon, Natura, Stampa 2009; Stefano Dal Bianco, Paradiso, Garzanti; Giovanna Frene, Eredità ed Estinzione, Donzelli; Rosaria Lorusso, Tande, Vidia, editore; Tommaso Tonieri, Cinema di Sortilegi, La vita felice; ed Enrico Testa, L'erba di nessuno, Einaudi. Grazie. Grazie. Allora, buon vento ai 12 finalisti. Io vi ricordo che la cinquina verrà proclamata a fine maggio, data precisa e luogo da individuare, ma verrà comunicata al più presto, e che la finale sarà il 9 ottobre all'interno del Parco Archeologico del Colosseo, al Tempio di Venere e Roma. Ora, volevo salutare, visto che è presente in sala, l'autore di quella bellissima immagine del premio, che è veramente stregoneria e famiglie, che Andrea Tarella, che dovrebbe essere qui, eccolo, un applauso. Ed è davvero un viaggio bellissimo, perché parte da questo calderone che è alla base dell'immagine, che è un po' la testa della strega, e arriva alla tartaruga. Non dovevo citare Stephen King, lo so, alla conferenza stampa del premio Strega, però sulla tartaruga lui avrebbe moltissimo da dire. E la tartaruga raccoglie i sogni, i simboli, e li custodisce. Quindi applauso ancora ad Andrea Tarella, e un applauso a Jordi Morell, che ha realizzato tutte le animazioni che stiamo vedendo e che scandiscono questa conferenza stampa. Ancora un momento.
perché si fa così, no? Per creare suspense, però è una cosa importante da dire, perché tra gli appuntamenti più attesi del premio Strega c'è il premio Strega Tour, che ogni anno permette ai libri candidati e ai finalisti di raggiungere le lettrici e i lettori in tutta Italia. Sono 26 tappe, con una tappa all'estero quest'anno all'Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles. I primi appuntamenti saranno a Roma, appunto come ci ha ricordato Miguel Gotor, con i circoli di lettura delle biblioteche di Roma, una serie di incontri in collaborazione, lo ribadiamo, con la Scuola del Libro moderati da Valentina Farinaccio. La selezione dei finalisti sarà anche quest'anno al Teatro Romano di Benevento il 5 giugno. Salutiamo tra l'altro, perché dovrebbe esserci, l'assessore alla cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini. Benvenuta. La serata finale si terrà il 4 luglio nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta su Rai 3. A questo punto, Stefano Petrocchi, credo che tu debba andare al podio per raccontarci questa edizione del premio. Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria Goffredo Bellonci. Scusate, prima volevo rassicurare Tommaso Ottonieri, che vedo fra il pubblico, che quelle tappe riguardano i narratori, non i poeti, quindi può salvaguardare le sue eventuali vacanze primaverili. Allora, ci sono delle slide, vediamo la prima. La frase che leggete in questa prima slide è tratta dal film American Fiction, premio Oscar 2024 per la migliore sceneggiatura non originale, dal romanzo di Percival Everett Erasure, uscito negli Stati Uniti nel 2001 e attualmente pubblicato dalla Nave di Teseo con il titolo Cancellazione. Nella sequenza di questo film si vedono alcuni scrittori riuniti in videochiamata per avviare i lavori di selezione dei testi in concorso a un famoso premio letterario. Sono, neanche a dirlo, sommersi dalle letture e si chiedono come uscirne fuori onorevolmente. Queste sono le poche fulminanti battute che si scambiano. Prima di leggerle mi corre l'obbligo di un disclaimer. Io amo Knausgård. Le battute. Beh, sento che noi abbiamo il dovere di leggere ogni pagina. È una tale stronzata, diciamolo. La maggior parte saranno merde di autofiction alla Knausgård. Comunque ve lo dico subito, io non le leggo 600 pagine su uno sfigato pretenzioso che scopre la masturbazione. Scusate. Ok, sentite, siamo tutti abbastanza esperti da valutare la qualità generale di un'opera entro 100 pagine. Se continui a leggerlo è una tua prerogativa. Beh, che ne pensi, Monk? Sono d'accordo con Sintara. A dire il vero, io ritengo 100 pagine sufficienti. Everett nel libro era stato anche più drastico. Penso che potremmo scartarne un buon numero dopo le prime righe. Questo brano riflette i pensieri non solo di qualsiasi comitato selezionatore, ma anche di ogni componente di quel comitato. Ognuno all'inizio si ripromette di leggere tutto, per poi maledirsi un attimo dopo di aver accettato l'incarico. Ma ecco che si ricorda di essere stato scelto perché è un lettore esperto. E un lettore esperto non è uno che legge tutto, è uno che legge sempre, per passione e per professione. Dobbiamo essere grati, sono grati. Sono grato all'autore del film, Cord Jefferson, per aver ritratto con tanta esattezza i pensieri e le angosce del povero selezionatore. Si è fatto un gran parlare di questo tema lo scorso anno e anche quest'anno, di fronte al numero sempre crescente di libri proposti al premio Strega. Questa pretesa che si debba leggere tutto da cima a fondo, a pensarci bene, mi sembra rimandare a un rapporto con i libri un po' ingenuo, certamente idealizzato, proprio di chi la lettura non la frequenta poi molto, come quegli stupefatti visitatori raccontati da Eco in una delle sue più divertenti bustine di Minerva, quelli che davanti agli scaffali gremiti della sua biblioteca chiedevano invariabilmente: ma li hai letti tutti? Seconda slide. Lo scorso anno è stato importante per il premio. È stata introdotta la sezione di poesia. Il libro premiato, il bellissimo L'amore da vecchia di Vivian Lamarck, ha raggiunto un pubblico molto più ampio di quello raggiunto mediamente dalle opere in versi, registrando un numero di copie vendute paragonabile a un romanzo di discreto successo.
Lo Strega ha avuto conferma in questa occasione di quanto sia importante promuovere tutta l'editoria di qualità, non solo quella di narrativa. Da qui, in un futuro spero prossimo, ci si potrà aprire a nuovi e diversi campi di intervento, sempre ponendo il libro al centro di ogni discorso culturale. La slide successiva. Mi dispiace Andrea, parliamo un po' di statistica qua. A proposito di dati di vendita, nel 2023 il premio Strega Giovani ha raggiunto la 10ª edizione, una tappa importante che ha incoraggiato a misurare l'efficacia di questo riconoscimento assegnato da un'ampia giuria di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 19 anni provenienti da oltre 100 scuole in tutta Italia. È stato il primo riconoscimento che si è aggiunto al premio Strega Storico. Dal 1947 al 2013, ricordo, è esistito un solo premio. Poteva nascere il dubbio che lo sdoppiamento del marchio portasse a un depotenziamento del fattore Strega, cioè di quel moltiplicatore di copie vendute di cui beneficia il libro premiato dopo la vittoria. Ricordo che nel 2016 un economista dell'Università della Calabria, il professor Vincenzo Scoppa, aveva calcolato l'impatto sulle vendite della fascetta Strega nei 40 anni precedenti, e cioè dall'istituzione nel 1975 delle classifiche nel settimanale Tutto Libri. E in quella ricerca aveva stabilito che l'incremento medio dei libri che vincono il premio Strega dopo la vittoria è tra il 400 e il 500%. Bene, dai dati di sell out forniti dagli editori possiamo apprezzare come nell'ultimo decennio non solo il risultato commerciale dei libri vincitori del premio Strega assegnato dalla giuria degli adulti si allinei, anzi sia in lieve crescita rispetto a quello dei decenni a cavallo tra vecchio e nuovo secolo, ma anche come i vincitori del premio Strega Giovani tengano mediamente la stessa andatura. Come vedete, ci sono qui l'incremento in percentuale delle copie vendute dei libri che hanno vinto il premio Strega e il premio Strega Giovani, identificati con le barre di colore rosso ci sono i vincitori del premio Strega e con le barre di colore verde i vincitori del premio Strega Giovani. Nel caso di Cognetti nel 2017 e di Ada d'Adamo l'anno scorso, il vincitore è risultato lo stesso in entrambi i premi. Ora, proprio tra i vincitori del premio Strega Giovani si registrano i fenomeni più vistosi e di più lunga durata. I dati tengono conto delle vendite dall'anno della vittoria alla fine del 2023. Questo è accaduto sia per il fatto che alcuni di questi libri, penso in particolare ai romanzi di Cognetti e Mencarelli, sono stati adattati con successo per il cinema e per la serialità televisiva. La capacità di proiettare le narrazioni sull'orizzonte della cross-medialità, di farsi cioè sistema passante, secondo la definizione di Gianluigi Simonetti, è come sapete una delle risorse essenziali della letteratura contemporanea. Sia perché alcuni di questi libri sono entrati stabilmente nelle letture scolastiche, contribuendo a rinnovare un canone forse fin troppo statico. Un'ultima annotazione, metà dei libri premiati dallo Strega Giovani sono scritti da autrici. Lo stesso è avvenuto negli altri premi che via via si sono aggiunti alla costellazione dello Strega. Questo appaiamento delle scrittrici agli scrittori premiati accadrà, sta già accadendo, anche al premio Strega degli Amici della Domenica, quello della giuria adulta, diciamo così, qualunque sia l'esito dell'edizione di quest'anno, ne sono convinto. Riconsiderando la storia di quest'ultimo decennio, potremmo dire in futuro che le abbiamo viste arrivare. Altra slide. Un timido applauso sempre più crescente, grazie per le scrittrici naturalmente. Un premio letterario come lo Strega ha una dimensione orizzontale in cui domina l'attualità, la sua funzione è mostrare al grande pubblico di anno in anno il meglio della produzione contemporanea e una verticale consegnata a quel primo giro di bozze del canone letterario che è il suo albo d'oro. È compito della Fondazione Bellocci conservare e rendere accessibile la memoria storica del premio. Abbiamo avviato in questo senso due progetti, il primo dei due sta per concludersi.
Il prossimo 21 maggio presenteremo al Museo Maxi l'aggiornamento del primo tesoro della lingua letteraria italiana del Novecento, realizzato in collaborazione con l'Accademia della Crusca e FUIS, Federazione Unitaria Italiana Scrittori. Il primo tesoro, lo ricordo, ideato e realizzato da Tullio De Mauro nel 2007 in occasione della 60ª edizione del Premio Strega, è un corpus, un insieme di 100 testi finalisti e vincitori del premio, trasposti sul supporto elettronico, allora non DVD pubblicato da UTET, indicizzato e interrogabile attraverso le parole che vi accompagnano. L'aggiornamento è motivato dall'esigenza di fornire agli studiosi un corpus più ampio, aggiungendo i vincitori degli anni successivi e di renderlo fruibile per tutti gli studiosi e gli appassionati della nostra lingua, con un'interfaccia di consultazione web-based che garantisce, fra l'altro, espandibilità futura. La versione online che stiamo per rilasciare comprenderà dunque 115 titoli, tutti quelli vincitori dal 1947 al 2021, più 40 finalisti. Il secondo progetto ha come obiettivo il riordino, la descrizione, schedatura, inventariazione analitica e la digitalizzazione del fondo Premio Strega e del fondo relativo all'attività letteraria di Maria Bellonci, entrambi conservati presso la Fondazione. È stato finanziato da un contributo dell'Unione Europea, Next Generation EU, approvato dal Ministero della Cultura, Direzione Generale Creatività Contemporanea. Al termine di questo progetto, tra circa un anno, una parte consistente del patrimonio archivistico della Fondazione sarà reso disponibile online attraverso il software Synapsi, incentivando così la ricerca storica e filologica e dando un contributo alla promozione della conoscenza della cultura del Novecento. Ultima slide. Ci sarà una novità nella serata finale del premio, almeno uno. Tornerà lo scrutinio dal vivo degli ultimi 100 voti che saranno sbloccati e stampati, oggi si vota elettronicamente e non attraverso la scheda cartacea, che ha in mano l'anonimo presentatore di seggio dell'edizione 1951, poco prima di iniziare lo spoglio. Noto che il presidente di seggio non era il vincitore dell'anno precedente, cioè Cesare Pavese, perché era morto nel frattempo. Nella slide vedete in basso a destra, alla vostra destra, Anna Garofalo, giornalista di rango prima e dopo la guerra. Una sua frase, stringete le schede come fossero biglietti d'amore, è stata citata da Paola Cortellesi alla fine di C'è ancora domani. Garofalo si è spesa moltissimo perché l'Italia post-fascista estendesse il voto alle donne. Ha scritto anche, le schede che ci arrivano a casa e che ci inviano e che ci invitano con il nostro nome, cognome e paternità a compiere il nostro dovere di cittadine hanno un'autorità silenziosa e premontoria. La rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose delle tessere del pane. Non per caso la trovate in varie foto fin dalla prima edizione del Premio Strega, al seggio degli scrutatori come in questa o accanto a Maria Bellonci al momento della premiazione, perché il premio, annunciato all'inizio del 1947, nasce ispirandosi direttamente ai valori del referendum dei 6 mesi prima, e cioè includendo nella giuria numerose votanti. Queste parole, queste immagini, queste personalità di allora ci ricordano che il premio è nato in un periodo di pace e di ricostruzione. In questa Europa sfigurata a est dall'aggressione di un paese a un altro Stato sovrano, che riscopre parole come riarmo e conflitto nucleare, in un Medio Oriente in cui la popolazione civile subisce dal 7 ottobre massacri condotti da opposte fazioni, e non entro nel lugubre calcolo della proporzionalità delle vittime, in questo quadro poter celebrare anche questa edizione del Premio Strega, lo sento, come uno scomodo privilegio, di cui sono grato a tutti coloro che lo rendono possibile. Buon Premio Strega. Grazie. Grazie di cuore a Stefano Petrocchi, forse soprattutto per queste ultime parole, perché non è che la letteratura poi si sleghi dal mondo che ci circonda. Allora, volevo ricordarvi che forse a pronunciare quelle battute da American Fiction, o forse no, sono i membri del comitato direttivo, che rispondono ai nomi di Pietro Abbate, Giuseppe Davino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi, Giovanni Solimine e la presidente Melania Mazzucco, che a questo punto, visto che il momento tanto atteso
è finalmente arrivato, ma non è solo una questione di nomi, perché ogni anno Melania Mazzucco gira la mostra, dopo la sigla. Ci racconta dopo la sigla, per l'appunto, anche un po' qual è lo stato delle cose del mondo letterario italiano, ed è un momento importante non solo per i 12 nomi. Prego. Allora, come sapete, da alcuni anni premettiamo alla lettura del 12 un atlante, direi, un atlante reso necessario dall'emergere del numerico, no, di tutte queste proposte. Dunque, il premio Strega 2024. Le 82 opere in prosa presentate quest'anno al premio Strega dai benevoli amici della Domenica offrono un panorama frastagliato e contraddittorio, ma esaustivo, sulla narrativa contemporanea in lingua italiana. Prevalgono autrici e autori nati fra gli anni 70 e 80 del Novecento. Si diradano le voci antiche, quest'anno assenti, mentre si affacciano le nuove voci dei nati nell'ultimo decennio del XX secolo, ma ancora nessuno nel XXI. Non ho certezze perché non su tutti i libri ci sono gli elementi degli autori, ma credo di poter dire che non ci sono autori nati nel XXI secolo. Abbondano le narrazioni oblique e non finzionali, composite, di taglio saggistico, memoriale o confessionale. Ma ritorna il romanzo d'impianto più classico, sia d'ambiente contemporaneo sia storico, con una lingua media, spesso intarsiata di dialetto, e un ritmo rapido, talvolta adattato alla serialità televisiva. All'opposto, svariate scritture sperimentali propongono impervie esperienze di lettura, in polemica e apprezzabile attitudine di resistenza alla prepotenza delle mode e del mercato. La provincia e le periferie ricorrono come spazio dominante, ma come già nella scorsa edizione si impone il bosco, anche nell'accezione metaforica di foresta o selva, gravido di significati simbolici ed echi letterari, luogo alternativo alla città. Il bosco è la meta inquietante di un agognato ritorno alla natura, in cui personaggi in cerca di autenticità, di sopravvivenza o anche soltanto in rivolta contro la deriva della civiltà si rifugiano, esplorano nuove forme di comunità o soccombono. L'emergenza climatica e il riscaldamento globale sono il sottinteso di narrazioni distopiche e apocalittiche, ma anche il presupposto di un'indagine sulla catastrofe ambientale tutta italiana causata da un batterio, la Xylella, che ha devastato il paesaggio e la cultura della Puglia. In un mondo senza certezze, l'elemento prevalente è l'acqua. Il mare, Mare Nostrum, Mediterraneo, culla di leggende e di morte. Acqua assente a causa della siccità, acqua solida che diventa ghiaccio, nel ricordo di un'era glaciale che rispecchia la gelida sterilità che ci attanaglia. Anche quest'anno nelle narrazioni vi sono poche nascite, pochissimo sesso, che emoziona solo quando è proibito. L'amore è oggetto di indagine fenomenologica o rievocazione, le famiglie sono incubatrici di abbandoni e rancore, i genitori si omaggiano nella perdita e formare nuclei familiari non legati dalla biologia resta un'utopia dolorosa. Altri liquidi e altri fluidi bagnano queste pagine, gli alcolici, il vino e il sangue. Che qualcosa stia cambiando nella relazione fra le specie e i mondi, fra umani, animali e vegetali, lo rivela il ricorrere in narrazioni diversissime fra loro di personaggi che conoscono i segreti delle erbe e delle piante e di macellai. Poi si conferma la vitalità del genere biografico e segnaliamo qui le vite di un filosofo, Giambattista Vico, una regina, Cristina di Svezia, due scrittori, Alessandro Manzoni e Marguerite Yourcenar, un artista, Adelaida Gigli. I racconti di altro genere appaiono anche fantasmi di Kafka e dell'economista Federico Caffè. Affascina poi la biografia di un oggetto, un manufatto industriale, la Renault 4, che ha attraversato la vita del Novecento e il nostro immaginario. Svariati testi si confrontano con la cronaca, il true crime come occasione di conoscenza della contemporaneità e con la storia, spesso la più tragica e tenebrosa. Omicidi efferati,
Yara, Willy, Crimini degli anni del terrorismo, i dintorni dimenticati del caso di H. Larenzia, le leggi razziali, l'internamento dei Rom e dei Sinti in campo di concentramento, la Seconda Guerra Mondiale, e a ritroso nei secoli l'epopea cruenta della scoperta dell'America, il 600 siciliano e la più remota e oscura storia bizantina. In particolare le autrici più giovani si misurano con freschezza, con romanzo storico e l'inchiesta politica e militante. E salutiamo infine il ritorno di un personaggio che abbandona il narcisismo dell'autofiction, lo scrittore, la scrittrice. Autrici e autori ne offrono un'immagine antiretorica e disadorna. Illuminati da un'effimera notorietà, poi incatenati all'impoetica routine del mestiere, traduzioni, lavori editoriali, presentazioni, impieghi in biblioteche e scuole, lo scrittore e la scrittrice ricevono però in dono l'occasione di incontri sorprendenti con l'altro. Una bidella, una sbandata che vive di espedienti, un'artista argentina che ha attraversato le brutali dittature del Novecento. Silenziati da una società che, se non recitano da personaggi, non riconosce loro alcuna autorevolezza, esistono ancora. E prestando ascolto e dando voce, possono, provano e vogliono raccontare il nostro tempo. E dunque adesso... Questo è il panorama degli 82 libri, di tutti i circa 40 sui quali abbiamo discusso assai a lungo, e quindi la selezione è questa. I 12 libri candidati alla 78esima edizione del Premio Strega sono Sonia Aggio, Nella stanza dell'imperatore, Fazzi, proposto da Simona Cives. Adrian Bravi, Adelaida, Nutrimenti, proposto da Romana Petri. Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani, Feltrinelli, proposto da Gianni Amelio. Donatella di Pietrantonio, L'età fragile e Inaudi, proposto da Vittorio Lingiardi. Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica, Minimum Fax, proposto da Emanuele Trevi. Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano e Inaudi, proposto da Valeria Parrella. Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai, Sam, proposto da Franco Di Mare. Melissa Panarello, Storia dei miei soldi, Bonfiani, proposto da Nadia Terranova. Daniele Rielli, Il fuoco invisibile, storia umana di un disastro naturale, Rizzoli, proposto da Antonio Pascale. Raffaella Romagnolo, Aggiustare l'universo, Mondadori, proposto da Lia Levi. Chiara Valerio, C'è chi dice, chi tace, Sellerio, proposto da Matteo Motolese. Dario Voltolini, Invernale, La nave di Teseo, proposto da Sandro Veronesi. Buona lettura a tutte e tutti. Grazie Melania Mazzucco. Eccoli i 12 candidati al Premio Strega. Ovviamente troverete tutto sul rinnovato sito del Premio Strega, potete guardare tutti i titoli anche del Premio Strega Europeo, del Premio Strega Poesia. Che dire? Grazie a chi è intervenuto, grazie a chi ha letto, grazie a chi ha scelto, grazie a voi che siete qui, grazie a voi che ci avete seguito da casa, e a tutte e a tutti buon vento e buona strega.